serena, zitti e un foglio. Tutto un programma. Serena, zitti è il mio nome di battesimo e insomma l'anagrafe. È un foglio di Gresi, serena, ma... eufonia come eufonia. Come pseudonimo, quindi è un nome d'arte. Alla greco alla... Buonasera a tutti, io sono molto felice di partecipare questa sera a questo incontro e vi propongo una poesia tratta appunto dal mio libro che ho presentato proprio l'anno scorso per la prima volta in questa sala, edito da Tabula Fasi. Il mio libro è appunto Sereneufonia, prende nome da una poesia che ha titolo Sereneufonia, ma la poesia che vi propongo questa sera si discosta leggermente dal genere che solitamente scrivo, perché è stata scritta in un momento di grande dolore e poiché il tema della giornata era la poesia ci salverà, ho reputato utile selezionare tra le poesie che ho scritto e che ho pubblicato in questo libro proprio questa poesia, perché appunto per me la poesia è sempre stato uno strumento di salvezza. Lo è stato quando ho deciso di pubblicare una parte delle mie poesie che restano per la maggior parte inedite, e lo è in un certo senso anche quest'oggi che ho il piacere di stare qui con voi. Quindi il titolo di questa poesia è Che andar di notte, e si rifà un po' alla classica domanda: come va? Peggio che andar di notte. Con questo il titolo iniziale vuole alludere a questo modo di dire. È anche dal testo. Che andar di notte. Sì, in un certo senso. Che notte è questa? Vorrei che fosse già mattina, per risvegliare il mondo sotto un'altra luce, per negare tutto quello che emerge dal buio. Qual è il territorio non ancor depredato? Lo stato che non è più stato, la lotta che non è più lotta, e la ricerca che non è più mia. E poi l'amore, luogo reietto dagli esseri eretti, per cui nessuno cambia la sua destinazione. Come vorrei che fosse già mattina, di notte, che ad attendere il parto tanto è lunga l'attesa, e a meditare si fa assordante il silenzio. Quale dolore per la tua malattia, cui vorrei gridare sguaiatamente e vattene, come si scaccia via una donna sgradevole che è entrata nella propria vita. Per gli occhi chiusi del mio amico cieco, che non vede mentre la luce lo sfiora. In questo mondo, che è un regno incantato da quei signori innominati e ristretti che amministrano il tempo, se in questa notte avessi il vecchio piano che bambina accendevo da sola, a far suonare il cuore tremore avrei, ma con minor tormento, e allor direi che quel che vedo fantasia non è, ma non avrei paura a galleggiare ancora con i miei piedi a terra di nausea tra le onde che parlano nonostante l'approdo. Allora, ora Anna Maria Albertini, se la senti?